Buongiorno a tutti, mi sentite? Mi sentite? Sì, penso di sì. Sì, sentiamo bene, grazie. Allora, buongiorno a tutti, innanzitutto, grazie per averci invitato. Io sono un po', ecco, ho spoilerato la presentazione, ma siamo partiti qua dalla prima. Allora, niente, innanzitutto sono Romagnoli, sono responsabile del marketing dell'Euromap e quest'oggi volevamo condividere con voi la nostra esperienza legata a questa nuova dimensione dello smart working. L'Euromap è un'azienda che costruisce supporti da tantissimi anni, però in questa fase di smart working in realtà siamo stati fortemente contattati da tantissimi partner italiani e internazionali proprio per cercare di adattare tante soluzioni, quindi soluzioni di supporto per delle realtà legate alla dimensione più legata alla dimensione insomma della tecnologia che deve essere integrata. Perché? Perché essenzialmente il problema è che, come diceva appunto la Simona Orlandi, spesso e volentieri si parla di smart working, ma in realtà in passato abbiamo lavorato tanto in home working, no? Quindi si lavorava con il proprio computer, eccetera, eccetera, e si cercava di andare avanti. Però in realtà non è così. Nello smart working c'è l'integrazione di tante tecnologie che devono essere messe tra loro, devono essere inserite in un ambiente. Spesso e volentieri questi ambienti, come potrebbero essere sale di conferenza o aule, università, sono anche ambienti prestigiosi, classici, e quindi la tecnologia deve adeguarsi, no? Anche all'ambiente circostante. E quindi in questi ultimi mesi siamo stati veramente contattati da tantissimi partner per creare delle soluzioni alternative, personalizzate, per poter integrare la tecnologia esistente in un sistema architettonico, diciamo così. Quindi oggi volevamo condividere con voi alcune soluzioni di queste idee. In particolare mi vorrei soffermare su quattro aspetti principali, che sono sicuramente l'utilizzo delle lavagne interattive. Perché come dicevamo, lo smart working si fa con il proprio computer, ma spesso e volentieri ci sono delle tecnologie importanti da continuare a utilizzare. E quindi bisogna trovare il modo per integrare la tecnologia di videoconferenza con le lavagne interattive. Oppure ancora, ci sono state richieste tantissimi kiosk digitali, interattivi. Anche qua, a causa dell'allontanamento o di situazioni particolari negli ambienti di lavoro, c'era l'esigenza di avere la stessa interazione in ambienti diversi. E quindi siamo dovuti ritornare a studiare soluzioni personalizzate speciali legate al mondo di questi kiosk che possano integrare con la tecnologia. O addirittura siamo stati invitati a riconsiderare e inventare il nostro mondo dei server rack, no? L'Euromap è un'azienda che produce rack da tantissimi anni, ma l'integrazione di tantissima tecnologia diversa ha necessitato proprio uno sviluppo, un passaggio ulteriore di questo nuovo mondo rack che possa mettere nella stessa struttura componenti diversi. Non solo all'interno della stessa struttura rack, ma il rack deve essere inserito in ambienti determinati. E per questo addirittura siamo stati chiamati a sviluppare delle soluzioni legate anche a dei pod interattivi. Insomma, volevo fare un excursus con voi di queste quattro soluzioni che però sono altamente personalizzabili e tutte volte a creare degli ambienti belli, ordinati, ma che poi sfruttino tutta la tecnologia per un vero e proprio smart working e un corretto video conferencing. Comunque, allora, il primo progetto che volevo presentare è sicuramente noi lo chiamiamo Tarn Volta. Essenzialmente è una colonna motorizzata, è un carrello, che però integra un sistema di videoconferenza universale nel nostro caso, quindi qualsiasi modello, noi in questo caso utilizziamo la Wireless perché sta partendo dalla vita, ma possono essere inseriti tantissimi altri modelli, con il nostro sistema TARN. Il TARN è un sistema di rotazione perché ci sono delle lavagne sempre più frequentemente che hanno questa opportunità di avere il monitor in versione landscape portrait, no? E quindi noi abbiamo brevettato un sistema di rotazione che ti permette di utilizzare la lavagna in maniera lineare. E
questa soluzione ci è anche venuta incontro perché abbinando poi della tecnologia di video conferencing si potesse implementare ancora di più la lavagna stessa, quindi le proprie funzionalità. E anche qui quindi le dimensioni sono tante, il movimento è importante, quindi abbiamo dovuto integrare questo strutture carrello che noi chiamiamo Volta, perché appunto si sviluppa nella struttura di ACO, quindi siamo arrivati a una soluzione che integra tanti di questi aspetti ed è particolarmente funzionale per il mondo proprio dello smart working. Non solo, ovviamente parliamo di un prodotto, ma nei fatti stiamo parlando di una linea. Di una linea che prevede sicuramente strutture motorizzate, ma anche strutture fisse, che hanno forma di carrello, quindi una maggiore mobilità, oppure che hanno una regolazione in altezza. Insomma, tutte soluzioni, spesso volentieri quasi personalizzate, che aiutano finalmente a riabbracciare il mondo dello smart working, quindi utilizzare la tecnologia già esistente, ma soprattutto riutilizzare gli ambienti, no? Riarredare l'ambiente con le richieste e le esigenze dei committenti, ma anche di coloro che lavorano in questo ambiente. Ovviamente le nostre strutture sono internazionali e sono universali e non riguardano soltanto le lavagne interattive, ma riguardano per esempio dei proiettori digitali. In questo caso abbiamo voluto anche riapplicare questa struttura che noi chiamiamo Volta Tarn, anche in questa versione di proiettore digitale, quindi dove la rotazione in questo caso non è sullo stesso asse, ma addirittura fa reclinare la lavagna e ti permette comunque sia di utilizzare la lavagna anche in videoconferenza. Questo perché? Perché essenzialmente la colonna motorizzata e quindi la lavagna interattiva piuttosto che il proiettore digitale è sorretto da un braccetto, diciamo, regge telecamera, regge console, è un po' la chiave di Volta, no? Che ti permette essenzialmente di reggere queste console all'interno della struttura, così che nel caso precedente tu hai la rotazione della lavagna, del tarn, e quindi senza oscurare la telecamera, e quindi continuare ad avere una videoconferenza regolare. In quest'altro caso averlo addirittura nella superficie piana della lavagna del proiettore. E non solo. Questa nuova struttura che abbiamo sviluppato negli ultimi mesi, che regge le console, in realtà è applicabile anche a queste lavagne interattive che diventano sempre più frequenti, ma che sono estremamente pesanti, quindi che arrivano oltre a 150 kg, quindi hanno bisogno di una struttura particolare, molto molto resistente. E tra l'altro noi l'abbiamo sviluppata con un progetto che chiamiamo Platea, che era poi il progetto che abbiamo collaborato con la Google International, e che prevede tra l'altro, oltre al fatto di sorreggere questi sistemi molto molto pesanti, quindi touchscreen, quindi interattivi, ma soprattutto che permettono anche sia di avere un rack di design, e quindi di avere comunque sia anche la tecnologia aggiuntiva alla lavagna, e di nuovo però riutilizzare questo braccetto della console di videoconferenza soprattutto nell'altezza adeguata, perché poi paradossalmente quando si usano queste soluzioni anti-partner ci hanno chiesto: beh ragazzi, però non mi obbligate a mettere la telecamera troppo alta o la telecamera troppo bassa, perché ovviamente non è bello nello smart working. E quindi avere questo braccetto Revolution, quindi poterlo posizionare nelle indicazioni nella posizione a vista d'occhio, è sicuramente una delle soluzioni più utili, no? Per fare un vero smart work. Una soluzione simile, ovviamente, poi anche qua dobbiamo utilizzare tecnologie sempre più grandi, più evolute. Un'altra richiesta molto importante, spesso e volentieri, è quella di utilizzare monitor molto ampi. Allora, l'immagine che faccio vedere ovviamente non è legata a questo periodo dell'anno scorso, ma si riguarda la struttura che noi chiamiamo Volta, in sostanza una struttura di monitor successivi inseriti come un video wall, e però anche in questo caso ha la struttura dei braccetti, dei rack particolari che sorreggono la telecamera, la console di videoconferenza, così permettendo l'utilizzo della struttura in maniera mobile e soprattutto in ambienti estremamente complicati o anche antichi, abbinandosi molto molto bene all'arredo. E questo un po' per descrivervi il primo punto, il discorso delle lavagne interattive.
Come dicevo, però, essenzialmente l'evoluzione, la richiesta è cresciuta. In moltissimi casi, anche in questi mesi, ci hanno chiesto dei sistemi completamente integrati. Ossia, al di là del supporto, del carrello che appoggia il videoproiettore, il touchscreen, in tantissimi ci hanno cominciato a richiedere anche dei kiosk personalizzati, dove all'interno poter collocare della propria tecnologia. E da qui abbiamo sviluppato tantissime soluzioni, sia di design, ma soprattutto di soluzioni contenitive, dove si possa inserire tutta la tecnologia necessaria. Ed è qua un po', se vogliamo, un altro aspetto fondamentale, perché ovviamente lo smart working deve essere pratico, efficiente, si deve sentire bene, appunto, come diceva il nostro mio amico Marco, ma soprattutto deve essere anche bello, no? Cioè non possiamo dimenticare anche gli elementi fondamentali, soprattutto noi che siamo italiani. E quindi avere anche una struttura esterna bella e di design è fondamentale. Poi ovvio, un'altra esigenza ricorsa in questi mesi è stata il fatto che spesso e volentieri le strutture sono tante, diverse e non entrano. E quindi per quello vi dicevo, siamo dovuti andare avanti, abbiamo dovuto riprendere il progetto delle nostre racche e ridisegnarli e reinventarli per creare una struttura flessibile sia per contenere tecnologie all'interno, ma soprattutto per reinserirli negli armadi o nelle strutture aziendali, perché ovviamente lo spazio è sempre poco, specialmente nelle aziende belle non possono essere troppo visivi. E quindi c'è stata l'esigenza proprio di ricreare questi ambienti nuovi e quindi reinventare il concetto di rack. Quindi ecco che abbiamo reinventato un nuovo sistema, si chiama Server for Rack, e che è un nuovo percorso anche lì nato dalle esigenze dei nostri partner che dovevano sviluppare soluzioni per smart working. Infine, l'ultimo aspetto è un po' forse l'evoluzione massima, no, di queste cose fatte fino adesso, ossia anche qui ovviamente non parlo di un progetto sviluppato in questi mesi, sinceramente un progetto era nato già l'anno scorso, ma che per causa insomma di questa situazione è diventato estremamente utile, ossia parlo del podio interattivo. Quindi una soluzione nuova di design dove diventa la struttura stessa contenitore della tecnologia. Quindi qua c'è stato bisogno di un attentissimo ricerca del design legato alle esigenze committenti di architetti piuttosto che i tecnici, ma poi integrare la tecnologia per rendere il prodotto efficiente, soprattutto oggi estremamente utile. Questa è un po' la chiave di volta, insomma, delle attività svolte dall'Euromet, che tende sempre a abbinare questi due mondi. Ovvio che le idee sono tante, i concetti sono diversi, sicuramente un po' diverso rispetto a un'impostazione generica, no? Fatta fino adesso nel mondo del supporto, perché ovviamente noi non andiamo a standardizzare, ma andiamo a personalizzare. Io vorrei soltanto a questo punto, però, anziché andare nel dettaglio io e spiegare alcuni elementi chiave, perché poi al di là della personalizzazione, l'Euromet cerca sempre di implementare il sistema con soluzioni aggiuntive, no? Che possono essere ancora più utili e possono essere ancora più interessanti per lo smart working. A questo punto volevo allora rubarvi altri minuti per dare la parola però al mio collega, l'ingegner Marco Sconocchini. Lui è responsabile della ricerca e sviluppo e avevo piacere che vi mostrasse nel dettaglio due di queste soluzioni, per non solo mostrare la funzionalità, ma anche e soprattutto gli aspetti, i dettagli che rendono un supporto fondamentale per sviluppare un corretto smart working in un ambiente adeguato. Allora, adesso proverò a passare la telecamera. Devo interrompere, scusate. Buongiorno a tutti. Questo è il podio interattivo Euromet. Questo podio si compone innanzitutto di una colonna motorizzata che permette la sua regolazione in verticale. Questa colonna è molto comoda, come vedete il movimento è molto fluido, lento e comodo. Inoltre, l'utilizzo di materiali riflettenti rende questo podio compatibile per qualsiasi ambiente. Inoltre, oltre a questa regolazione, è stata prevista la possibilità che i raggi del sole o della luce artificiale possano riflettere sul tablet e andare negli occhi dell'oratore.
Per risolvere questo problema è stato utilizzato un complesso sistema di frizioni che rende comunque il piano di lavoro molto stabile, ma con una forza minima manuale è possibile modificare la sua inclinazione minima, ma tale che questo problema viene risolto molto facilmente. Inoltre, il piano di lavoro, nel caso in cui devo andare a movimentare cavi o a fissare il mio tablet, si può alzare anche lì con una forza minima e ovunque io lo lascio, il piano di lavoro rimane stabile, così io a mani libere posso andare a lavorare al suo interno. Una volta fatto, lo chiudo e con un semplice giro di chiave posso bloccare il tutto. Oltre a questo, abbiamo previsto due comodi compartimenti, uno per monitor, scusate, per la tastiera e il mouse, e un altro molto pratico per qualsiasi oggetto serva, per esempio un quaderno, un libro o una bottiglia d'acqua. E per finire vorrei sottolineare che l'Euromet utilizza sempre materiali e lavorazioni di prima qualità e può inoltre personalizzare ogni soluzione in base alle esigenze del cliente tramite delle soluzioni semplici ma efficaci e un design pulito ma accattivante. Buongiorno, sono qui a presentarvi il Volta Tarma. Questo prodotto si compone delle tre principali novità introdotte dall'Euromet nell'ultimo anno: il telaio interiore a volta, la colonnina motorizzata e il sistema Tarma implementato direttamente da Euromet. Questo sistema è praticamente universale, insomma, va bene sia per monitor di piccola taglia fino a un massimo di 85 pollici. In questo specifico caso il monitor è da 65. Come vedete la forza applicata è minima e il sistema è pensato per essere in equilibrio in ogni posizione, dunque appena io rilascio la forza lui rimane fisso e in equilibrio. Come vedete la rotazione è costante senza scatti fino a un massimo di 90 gradi. Con la colonnina motorizzata io posso muovere su e giù il monitor e questo è molto utile per persone di bassa statura oppure per persone con disabilità che possono accedere molto comodamente alla lavagna interattiva. Inoltre la colonna motorizzata presenta al suo interno anche la predisposizione per il passaggio di cavi così che essi siano totalmente invisibili e come avete visto durante la rotazione non danno alcun fastidio. Per finire possiamo dire che la colonna motorizzata, essendo fatta di materiali riflettenti, è adatta sia a ambienti moderni che a ambienti antichi, come musei o palazzi antichi. Per finire passiamo alla peculiarità di Euromet, ovvero la sua struttura a volta. Questa struttura presenta molti vantaggi, innanzitutto un'elevatissima stabilità strutturale, data proprio da questa forma geometrica a volta, la quale veniva utilizzata fin dagli antichi romani, che però rimane ad oggi ancora molto attuale. Inoltre questa particolare disposizione del lamiere fa sì che la struttura sposti il suo baricentro verso il basso e abbia un'ampia base d'appoggio così che il sistema sia sempre in equilibrio. Inoltre questa base di appoggio difficilmente dà fastidio alla persona, anche nel momento in cui si trova molto vicino al monitor. Inoltre queste rotelle sono molto comode, permettono di spostare il sistema molto facilmente e in più tramite un semplice freno si può trasformare il sistema da fisso a mobile e viceversa. Per finire vengo a illustrare questo braccetto con la videocamera, il quale tramite la sua posizione tre quarti permette una visuale ottima per la ripresa. Inoltre, siccome è fissa alla parte posteriore, non si muove durante la rotazione e quindi io con il monitor non vado mai a coprire la telecamera e posso integrare così i vantaggi di una lavagna interattiva con i vantaggi.